L'altra cosa bella delle planche, sai qual è? È che possiamo... Ok, in posizione, cominciamo. Dondolare destra e sinistra, ok? Piccoli movimenti durante la plancia aumentano, diciamo, le difficoltà dell'esercizio, l'intensità dell'esercizio, e va, tra virgolette, spostare su diverse fibre muscolari, ok, il carico, che permette probabilmente avere piccoli micro recuperi durante l'allenamento, e questo ti permette di fare di più. Facendo di più avremo più risultati. Ok, ancora 30 secondi, continuiamo, proprio un dondolo, destra e sinistra, e destra e sinistra, continuate, vai vai vai, addominali a go go, e vedrete che anche quando facciamo tante planche, l'altro beneficio di fare tutte queste planche è che ti aiuta la schiena più che altro, ti fortifica anche tutta la colonna vertebrale, aiutandoti a evitare piccole mal di schiena. Continuiamo ancora, 5, 4, 3, 2 e passiamo sul prossimo esercizio. Questo esercizio si chiama Russian Twist, lo potete fare con un peso o senza peso. Scendiamo giù a metà strada e cominciamo a girare il busto avanti e indietro, ok? Destra e sinistra, io spesso lo faccio questo con Thunderbell, ok? Ma posso garantire anche senza Thunderbell funziona alla grande, ok? Addominali tesi, sempre tirando dentro l'ombelico più che possibile, ok? Facciamo questi bel addominali challenge, me l'avete chiesto, a me piace esaudire le vostre richieste, ok? Ci mancano ancora 35 secondi, ragazzi, continuiamo, destra e sinistra, bella torsione, addominali tesi. Immaginate che state proprio massaggiando organi interni, continuate, vai vai vai, addominali tesi, ci mancano 15 secondi adesso, 15 secondi, vai vai vai, ultimi, e 5, 4, 3, 2 e 1. Passiamo al prossimo esercizio, bravo. Questo esercizio è plancia laterale, di nuovo lo terremo proprio per il minuto, ok? Ci sono diversi modi che io posso tenere le gambe per questa plancia, questo è abbastanza avanzato, questo è ancora più avanzato, questo magari è poco più facile, e divaricare le gambe è ancora più semplice, proprio per far sì che diventa, diciamo, magari in questo senso distribuisco al meglio il peso tra le gambe e il punto vita, ok? Siamo a 28 secondi, 30 secondi, ok? Continuate di sollevare proprio l'anca, su, ok? Tira verso su, continui, ok? Ci siamo quasi, dai, tirate su, minuto in, diciamo, complessivamente un minuto, poi ci possiamo cambiare all'altro lato, ok? Però ricordate, a 20 o 30 o 30 o 40 secondi potete tranquillamente cambiare la posizione quando vi sentite troppo stanche. Passiamo dall'altro lato. Andiamo di fare un minuto di plancia dall'altra parte, di nuovo scegliete la vostra posizione, diciamo, che preferite. Un minuto da adesso, sollevando da sotto. Provate di immaginare che state proprio stringendo, ok? Le vostre addominali, tirali dentro, sollevo dalla parte sotto, braccia fanno andare su, se volevamo diventare veramente difficile possiamo anche alzare la gamba. Dipende da te, ok? Perché ci sono diversi fattori che possono rendere una plancia più o meno difficile. Alzando le braccia, alzando la gamba, ok? Il tempo, ok? 20, 30, 40. Minuto di tempo, ok? Ci siamo ancora 25 secondi, continuiamo. Tiri su questo addome, questa è la plancia laterale classico, uno degli esercizi migliori proprio per il punto vita per quanto mi riguarda. Continuate 15 secondi, poi cambiamo di nuovo l'esercizio, plancia su plancia, plancia su plancia, eccellente per il nostro punto vita. Ultime 5 secondi e poi passeremo al prossimo esercizio, brava. Ecco, andiamo al prossimo esercizio insieme. Amo anche i classici addominali, non soltanto quelli poi strampalati, nuovi, diversi, complicati. Allora, scendiamo giù, ok?
portiamo le spalle dietro la testa, non incrociate proprio le dita, ma chiudi uno sopra l'altro dietro la nuca e sollevi le spalle, ok? Proprio spalle su. Un classico upward crunch, ok? Un half crunch delle spalle, ok? Solleva per i bassi addominali. Allora, quando state lavorando in questa posizione, provate di immaginare un canovaccio, proprio un canovaccio che lo stai stropicciando, ok, rotolando, e questo ti fa salire. Oh, c'è il sole di forte che ce l'ho negli occhi, ma meravigliosa. Pensa che è novembre, e so così a Fuerteventura, a novembre, meraviglioso. Un sole che spacca le pietre, veramente meraviglioso. Continuiamo, facciamo 8 e 7, 6, 5, 4, 3, 2, continuate, 8, 7, provate di staccare ogni volta proprio le scapole da terra, delle spalle almeno, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Passiamo al prossimo esercizio.